Caro 1900. Parigi, una sera di fine 800, ai piedi di Montmartre. Poco lontano c'è lo Chat Noir, il famoso cabaret, meta di umoristi, pittori, poeti, simbolisti. Qui di sera è facile incontrare un tipo singolare. Volto ovale, occhialetti, pizzetto, è un musicista. Un personaggio eccentrico e geniale. Caro 1900. Non hai ancora compiuto 18 anni e già sei in trincea, con il fango fino alla cintura. Caro secolo breve, hai appena poca barba sul mento, forse non hai ancora nemmeno fatto l'amore e già marci nella neve, come i ragazzi del 99 che neanche diciottenni li hanno spediti al fronte a fare la grande guerra. Guarda il neoclassicismo. Indemit. Oppure scrive brani classici per strumenti allora ritenuti insoliti per la musica colta. Come il rondò per tre chitarre. Beh, uno penserebbe che la chitarra è uno strumento popolare, povero, da trattoria. Mettono in scena dissonanze politiche e sociali. La musica di Kurt Weill cerca ritmi facili e armonie popolari per gli eroi di Bertolt Brecht che sono prostitute, truffatori, assassini, mendicanti, sfruttatori e sfruttati, antieroi, eroi da tre soldi come l'opera che Brecht scrive con Weill. Molti innocenti vengono condannati. La gente deve credere che il suolo russo nasconde ovunque feroci traditori antisovietici e la totale affermazione di Stalin. In Germania, con la promessa di stabilità economica e nuovi posti di lavoro, Adolf Hitler diviene capo del governo tedesco. È il 1933. Nel 1935 la Germania nazista annuncia il primo programma televisivo regolare del mondo e nelle Olimpiadi di Berlino del 1936 vengono trasmesse ininterrottamente per 8 ore al giorno. Ma già nel 1933 la Germania inizia a perseguitare gli ebrei con leggi antisemite. Il mondo si è rimesso in armi. No, non è tutta colpa tua, Novecento. È dall'altro secolo che se ne vanno. Scappano dalla guerra, dalla miseria, ora anche dalle persecuzioni. Se ne vanno. Enrico Fermi, se ne vanno. Marcia Gallo, scienziati, Eric pittori, Foster-Heim, registi, Joseph musicisti, Samuel Billy scienziati, Weiler, pittori, Schirmer, registi, Arturo Toscanini, musicisti, Kurt Weill, Laszlo Biro. E chi è? Uno qualunque, un giornalista. Ungherese come Bella Bartok, un po' più giovane di lui. Laszlo Josif Biro. Se ne va anche lui e forse ha in tasca un oggettino che ha brevettato nel 38. E vanno. Treni neri da tutta Europa, vanno. Ad Auschwitz, Dachau, Belsen, Buchenwald, Treblinka, ebrei, antifascisti, Jacob, omosessuali, Esther, Singari, Samane, Auschwitz, Sam, Dachau, Massili, Belsen, Jacob, Buchenwald, Esther, Treblinka. Lava. Come hai potuto permettere che questo accadesse? Caro 1900, ora hai 50 anni e per un secolo questo vuol dire essere un giovanotto. Sei nel tuo momento più creativo e trasgressivo. Ti vedo ancora in bianco e nero, a cavalcioni di una Vespa, con aria sbarazzina, ciuffo alla Gregory Peck, un piede a terra e la sigaretta accesa, simbolo di scioltezza e libertà.
E loro sono magri, hanno i visi delicati, capelli a caschetto, un'aria dolce e mite, ma per provocazione si fanno chiamare gli scarafaggi. I figli dei fiori scrivono sui muri peace and love. Ma la storia non li ascolta e continua a scrivere le sue pagine di guerra. Nel 63 gli Stati Uniti tolgono la segratura dalle strade di Dallas, dove è stato assassinato il loro presidente Kennedy, e nel 64 sono entrati in una guerra lontana, mandando l'esercito a sostegno del Vietnam del Sud. Guerra e guerriglia! Fiorisce la primavera di Praga. È il 68, dovunque gli studenti hanno cominciato a invadere le strade, le piazze. A Parigi, a maggio, gli studenti manifestano per riformare l'università, ci sono scontri con la polizia. Quante volte i cannoni dovranno sparare prima che si possano bandire? Una voce arriva in tutto il pianeta. È un piccolo passo per l'uomo, ma un grande salto per l'umanità. Lui è Neil Armstrong, il primo uomo a posare il piede, quello sinistro, sul suolo lunare. Nelle vie cittadine spesso, molto spesso, 30.000 volte si è vista una Ford nera senza targa, una Ford nera senza targa arrivare, piombare nelle case a piena notte, sequestrare famiglie intere. Spesso, spesso, 30.000 volte. Quanti sono gli arrestati di cui non si saprà più nulla nemmeno in Argentina? Rinchiusi in luoghi segreti. Torturati. Spariti nel vuoto. 30.000 desaparecidos. E intorno a te la grande giostra gira, con le sue novità che diventano vecchie in un soffio, i suoi televisori ovunque sempre accesi, i suoi strilloni, monitori, predicatori, mercanti, tutti le
il grande circo, i domatori e domati del mondo, i giocolieri di difficili diplomazie, i clown di nuove disillusioni, obla, si apprestano a partire per un altro giro, altra corsa, altro secolo.